Di quanti sogni abbiamo bisogno per avere la forza di realizzarne almeno uno? Da quanti incubi deve essere popolato il nostro sonno per riuscire a dimenticare una ferita? Di quante paure deve cibarsi il nostro spirito ogni giorno per riuscire a superarne almeno una? Sembrano nascondersi queste domande appena dietro il velo dell'arte che queste opere ci sollevano innanzi. Vaghiamo intorno come una sorta di scatola dei sogni, prezioso simulacro costruito intorno alle emozioni di un soffio vitale, unico e molteplice, specchio caleidoscopico del cuore di ciascuno di questi artisti e nello stesso tempo di un cuore solo, il nostro. Quanti oggetti e quante situazioni ci inchiodano alla terra, tirando i fili della nostra quotidianità, togliendoci la voglia di spezzare le convenzioni da cui siamo assorbiti. Quanto sforzo dobbiamo fare per vincere noi stessi, per combattere la battaglia più dura, la più cruenta, in cui vittima e carnefice sono la stessa persona. Ma è proprio in quello spazio chiuso, in cui vive rannicchiato, ripiegato su se stesso, che lo spirito si affama del nostro desiderio di liberazione, della nostra ricerca efferata di un orizzonte nuovo e aperto, di uno spazio sconfinato da esplorare, di un piccolo fiore da mantenere in vita. E si solleva ancora.